adesso condividerò lo schermo. Eccoci. E darei la palla a Laura Maffei. Prima di fare questo, vorrei appunto presentarvele brevemente. Laura Maffei è una docente di italiano, insegna presso l'Istituto Comprensivo 2 Arnolfo Di Cambio di Colle Valdelsa ed è appunto ambasciatrice Erasmus+ Scuola. E Francesca Panzica è stata fino a poco tempo fa docente presso, docente non solo direi, perché insomma sicuramente conoscete entrambe perché hanno una grande esperienza in ambito twinning e anche in altri ambiti relativi alla didattica. Appunto, come dicevo, era docente presso l'Istituto Comprensivo La Strassigna e anche lei è ambasciatrice Erasmus+ Scuola. Quindi senza diciamo dire altro, lascio la scena a Laura che inizierà. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. Dopo avervi salutato, chiudo la webcam per favorire il benessere della linea, altrimenti rischiamo di sovraffaticare. Sto con i dati del telefono. Allora, innanzitutto vorrei darvi stasera un'idea generale di quello che è il twinning e di quello che può offrire. E ho deciso di iniziare, vista anche la strada che state percorrendo, che è quella dell'insegnamento, dell'inserimento appunto nel mondo della didattica. Ecco, questa immagine, quella che io spesso uso, quella di Indiana Jones, per illustrare qual è la situazione dell'insegnante in questo momento. Ci stiamo districando in questo mondo che è un po', da mia parte, una bellissima avventura, da una parte una sfida. Allora, io ho messo qui alcune degli elementi che ci girano intorno in questo momento, da una parte Erasmus+ e i twinning all'interno di Erasmus+, e dall'altra tutti gli stimoli che ci vengono, quindi sostenibilità ambientale, inclusione, cittadinanza attiva, educazione digitale, che sono gli elementi fondanti del piano Scuola 4.0. Quindi la sostenibilità ambientale, visto il periodo in cui ci stiamo trovando, l'inclusione, visto anche il livello di abbandono scolastico che c'è nelle scuole italiane, cittadinanza attiva, non mi sembra ci sia momento migliore per promuoverla, quindi una presenza, un certo tipo di collaborazione e ovviamente educazione digitale, che è quello un po' in questo momento al centro del dibattito. Questi sono i pilastri di Scuola 4.0. Tutto ciò passa attraverso gli ambienti di apprendimento, creazione di ambienti di apprendimento nuovi. Scuola 4.0, appunto, vuole dare proprio l'idea di una dimensione nuova della didattica attraverso l'uso del digitale. E c'è ovviamente il PNRR, quindi questi fondi che stanno arrivando e su cui c'è una riflessione sia economica, ma dietro la riflessione economica c'è prima di tutto una riflessione didattica. Cosa serve nella mia scuola, per fare cosa, a quale finalità e cosa voglio raggiungere, che ambienti voglio creare, e dietro c'è alle nostre spalle il Piano Nazionale Scuola Digitale, quindi avevamo già aperto la strada. Perché ho messo questa immagine? Perché tutti questi stimoli, quindi da una parte quelli dal PNSD in poi, che sono quelli che vengono dal Ministero, e dall'altra parte quelli da Erasmus in poi, che vengono dall'Europa, per la prima volta convergono completamente attraverso il PNRR. E se vogliamo andare alla prossima slide, vi faccio vedere quello che è il piano Erasmus+ 2021-2027. Questa è quindi la dimensione europea all'interno della quale si colloca i twinning di cui parliamo stasera. Ecco, i pilastri del programma sono inclusione sociale, educazione digitale, sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva e partecipazione. Suddiviso in azioni chiave, la prima delle quali è la mobilità per l'apprendimento, cioè ovviamente l'Europa, in un'ottica di integrazione dei cittadini europei e in un'ottica anche di miglioramento dell'offerta formativa, promuove la mobilità per l'apprendimento. Questa mobilità è rivolta a tutti. Ovviamente il brand Erasmus negli anni si è ampliato. Molti, immagino, non so se anche voi, ma insomma, molti come me hanno cominciato con Erasmus all'università.
Oggi si può iniziare con Erasmus, la scuola primaria, c'è anche la mobilità del personale, eccetera. L'azione chiave 2 è quella per la creazione di progetti, quindi cooperazione, e l'azione chiave 3 di supporto alle politiche è diciamo, un livello superiore. Quindi attraverso queste azioni chiave, la Commissione europea aiuta le scuole ad offrire un'offerta formativa migliore in una dimensione che sia europea e che permetta una comunicazione tra gli studenti europei e anche il personale della scuola. All'interno di questo, appunto, c'è i twinning. Perché i twinning? Perché i twinning permette questo incontro, non a caso e twinning, gemellaggio elettronico, permette questo incontro per via virtuale. E laddove magari Erasmus la permette anche per via fisica. Immaginatevi quanto può essere stato utile i twinning nel momento, per esempio, della pandemia, quando gli incontri erano ridotti al minimo, i twinning erano un passo avanti perché chi conosceva questa metodologia, chi aveva utilizzato questa azione, era già padrone dell'incontro online con altre scuole d'Europa, e questo è stato replicato poi all'interno delle classi e delle scuole italiane, nazionali, poi un po' in tutta Europa. Se andiamo avanti, nella slide successiva c'è l'interfaccia di Scuola Futura, ce l'ho messa perché, proprio per far vedere, qui risiede la formazione per il personale scolastico a livello proprio ministeriale, e le tre aree di sviluppo sono la transizione digitale, lo STEM, il multilinguismo e la riduzione dei divari, che sono le stesse voci che abbiamo in Scuola 4.0 e come pilastri del programma Erasmus. Quindi siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda dell'Europa. E questa è la strada per la scuola futura, la strada che si apre per la nostra scuola. In tutto questo, se andiamo alla prossima slide, vediamo come si colloca la mia idea. Questa è la mia idea di scuola futura, ma è anche l'idea, appunto, che emerge da scuola 4.0. Cosa dobbiamo fare per la scuola futura? Io ho messo qui alcune immagini della pandemia. Saper organizzare. Quindi anche questi fondi che arrivano dall'Europa, organizzare la scuola per ricevere delle strutture, degli strumenti, come utilizzarli. Per fare questo dobbiamo collaborare, cioè nessuno deve stare da solo, così come insegniamo ai nostri studenti a collaborare, dobbiamo anche noi saper collaborare con i colleghi di istituto e con i partner internazionali, che vuol dire che Scuola 4.0 mi invita e dall'altra parte i twinning mi invita a creare reti, reti tra scuole, reti tra colleghi, reti perché? Perché la rete è ciò che sostiene poi, è ciò che si autocompensa quando c'è un problema da qualche parte e quindi è ciò che ci permette di lavorare. A questo punto creare c'è l'ambito dell'innovazione che è importante per il nostro ministero come importante per la dimensione europea e poi condividere quello che abbiamo creato. Perché? Perché è attraverso questa condivisione chi come noi fa i twinning da anni si è reso conto che appunto attraverso questa condivisione si procede. L'innovazione diventa la regola e poi si va avanti con altra innovazione. Questa è l'idea, che quello che oggi è innovazione domani sia pratica, buona pratica comune, prassi. D'accordo? Se vogliamo andare avanti, allora. Che cos'è i twinning? Questo è il sito di Erasmus. I twinning si colloca all'interno di Erasmus. È una delle azioni di questo programma. È anche una community di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Che vuol dire? Che ora l'ho sentito chiamare twinning il social degli insegnanti e per quanto possa far ridere non è una definizione tanto sbagliata. L'Europa ha messo a nostra disposizione un luogo virtuale, una piattaforma su cui incontrarci, su cui poter imparare, su cui poter collaborare. Piano piano questa piattaforma ha accolto un numero di insegnanti sempre maggiore,
Perché? Perché comunque ce ne sono altri di luoghi di aggregazione per insegnanti, ma questo è un luogo riconosciuto sia a livello ministeriale sia a livello europeo e soprattutto un luogo sicuro in quanto per accedere sono richieste le credenziali dell'istituto, quindi e queste credenziali vengono poi verificate. Per esempio, appena ci iscriviamo non siamo immediatamente attivi, ma dobbiamo aspettare di essere validati. Perché? Perché proprio nella volontà di mantenerlo un luogo sicuro è necessario che l'Agenzia Nazionale, che per noi è l'INDIRE, verifichi che la persona che si è iscritta è veramente un insegnante. Quindi è un luogo di scuole e di insegnanti e i ragazzi possono partecipare, ma devono essere iscritti dall'insegnante, quindi sono tirati dentro solo a un secondo livello dall'insegnante, non si possono iscrivere da soli e hanno un insieme di funzionalità molto più limitate. I Twinning è il luogo proprio principalmente per l'incontro degli insegnanti e poi per la collaborazione. Se andiamo avanti, vi do nella prossima slide qualche idea su come è fatta questa struttura, cosa ci posso trovare. Allora, i Twinning è veramente negli anni, calcolate che si è aperta nel 2005 questa azione, quindi sono passati ormai fra poco 20 anni, si è sempre più articolata. Per chi di voi è pratico, io la vedo molto semplicemente come una comunità di pratica, direbbe Wenger, quindi un insieme di persone che mettono al centro della discussione, della creatività, un qualcosa che hanno in comune, in questo caso la didattica, per collaborare. Cosa ci posso trovare dentro? Ci posso trovare progetti fatti e da fare, cioè documentati lì dentro i progetti di chi l'ha già fatti, oppure opportunità per farli. Ci posso trovare formazione, cioè corsi di formazione riconosciuti. Ci posso trovare riconoscimento, perché? Perché ogni comunità che si crea vuole riconoscere ai suoi membri un certo livello di coinvolgimento nella comunità stessa. Quindi ci sono i premi, ci sono vari generi di riconoscimenti, ci sono differenti label, se ho fatto un buon lavoro, e ci posso trovare i partner. Partner che possono essere per i progetti o che possono essere per la formazione, semplicemente, anche per l'autoformazione. Tutto questo in una chiave di collaborazione. Ora, nelle slide successive vediamo come entrare dentro questa comunità. Prima di tutto orientiamoci. Allora, la sede di tutto questo è European School Education Platform, ESEP, questa piattaforma. Questo è l'indirizzo, ma se andate su Google e scrivete ESEP, ve lo trovo immediatamente. Qui io mi registro per essere parte di questa comunità. Qui c'è l'accesso per i progetti, c'è la ricerca dei partner, insomma, tutto quello che vi ho detto risiede qui dentro per noi italiani e per tutti, gli insegnanti in Europa. Qui, da qui quella piattaforma della collaborazione, la piattaforma su cui lavoriamo tutti. Poi che succede però? Ogni Stato ha la sua agenzia nazionale a cui appoggiarsi. Quindi qui si lavora tutti. Poi però c'è un'agenzia nazionale, nel nostro caso appunto è una parte dell'INDIRE, che permette di diffondere informazioni che sono più legate al singolo Stato. Quindi noi abbiamo, è nella slide successiva, anche un sito dove ci sono, questa è European School Education, scusatemi, l'ho fatto lo screenshot, quella dopo, poi questa la riguardiamo insieme. Eccolo qua, abbiamo anche il sito nazionale che è itwinning.indire.it. Qui non è il luogo dove fare progetti, è il luogo dove si trovano informazioni, formazione, supporto a livello nazionale. Quindi qui è l'Agenzia Nazionale che ci dà delle informazioni su corsi rivolti a noi, su buone pratiche nazionali, concorsi, workshops,
learning events, cose di questo genere, webinar, cose che possono interessare a livello nazionale. E ora la slide successiva è l'interfaccia. Eccolo qua, questo è il sito, come vedete, dell'INDIRE, e qui tutte queste persone che sono nella foto sono gli ambasciatori Erasmus+, come noi tre che siamo qui stasera. Ecco, quando uno si trova in un momento di difficoltà, sul sito qui dell'INDIRE c'è la lista di tutti gli ambasciatori divisi per regione. Quindi se uno ha bisogno o contatta direttamente l'Agenzia Nazionale, che è estremamente efficiente, che risiede a Firenze, che rispondono in tempi assolutamente legittimi, insomma, e rapidi a tutte le domande, altrimenti per alcune tematiche più didattiche si può contattare l'ambasciatore più vicino e c'è proprio la sezione, se vedete, ambasciatori e referenti. E quindi ecco, da ricordare. La piattaforma su cui si lavora è ESEP. Qui posso trovare informazioni e direttive in ambito nazionale. Se andiamo avanti, esploriamo un attimo insieme cosa possiamo fare in questa rete. Un sacco di cose, ognuno può scegliere da dove iniziare. Credo che una delle sfide di eTwinning, quando ci si confronta con questo mondo, sia trovare nella rete la propria posizione. Cioè, ognuno trova, e così è normale che sia così, ognuno trova l'ambito nel quale riesce meglio o l'ambito nel quale si trova più a suo agio. Quindi non tutti faranno progetti o non tutti faranno prioritariamente progetti. Qualcuno preferirà parlare con colleghi, qualcuno preferirà imparare a fare corsi di formazione, ma c'è un po' di tutto per tutti. E se andiamo avanti, ora vediamo brevemente dall'esterno le sezioni. Eccolo qua, questa è l'home page, European School Education Platform. Se vedete in alto a destra, io ho già fatto il login, quindi si vede Laura Maffei e che ho una notifica. Come vedete, funziona come qualsiasi social, cioè c'è la sua immagine, dopo la collega ci mostrerà come registrarsi e come customizzare insomma, un po' il nostro profilo e via via che ci arriva una notifica ci viene segnalata, niente di particolare. Andando avanti, nella slide successiva c'è About. Ok, About vi dà, tutto questo lo potete vedere anche dall'esterno, se di qui alla prossima volta che ci vediamo, volete fare un'esplorazione personale di ESEP? Ecco, tutto questo si vede senza bisogno di fare nemmeno login. Allora, About mi dà alcune informazioni, quindi come è nato, come si è sviluppato nel corso del tempo. Quello che interessa a noi sono i twinning e le agenzie nazionali. Se vuoi scorrere alla prossima slide, si vede. Ok. C'è la lista delle agenzie nazionali che, se detto, se scorressimo, ora sono solo screenshot questi, ho fatto anche qui per alleggerire un po', evitare la navigazione diretta. Se scorrete, ritrovate l'INDIRE, ci sono i riferimenti delle singole agenzie nazionali. Sempre sotto About, se andiamo alla slide successiva, c'è una cosa che interessa a voi, eccolo qua, i Training for Future Teachers. Non è soltanto un'iniziativa nazionale, ma vale così per tutta Europa. Ci sono degli accordi particolari tra i paesi partecipanti ai twinning e quindi c'è uno spazio di lavoro e di collaborazione appunto proprio per i futuri insegnanti. Se andiamo avanti ancora, vi faccio vedere qualche altro elemento. Un altro elemento importante anche per voi, è il Professional Development. Qui si trovano dei corsi online a cui vi potete iscrivere, sono gratuiti e se non li portate in fondo non succede assolutamente niente. eTwinning è il posto dove tutto viene dato gratuitamente e tutto si può provare. Non c'è la paura di sbagliare, non si rompe niente, non c'è nemmeno una valutazione di ciò che facciamo, a meno che noi stessi non la richiediamo.
Quindi è veramente il posto dell'autoapprendimento. Infatti, quando vengono fatti i sondaggi, sistematicamente gli insegnanti che hanno partecipato dicono che dopo si sentono più sicuri. Certo, perché hanno imparato a navigare in una dimensione protetta, all'interno della quale, non ci può essere un riscontro negativo. Perché? Perché qualcosa hai sempre imparato. Qui sotto ci sono alcuni corsi che si possono vedere. Se guardate, i corsi sono, per esempio, self-paced, quindi vuol dire che segui la tua, te lo fai da te, hai tutto il tempo per fartelo. Altri sono in presenza e sono offerti via via dalle varie agenzie nazionali, dai paesi membri, qualche volta direttamente dalla commissione. Io consiglio sempre, se c'è un argomento che interessa, di iscriversi, perché alcuni offrono certificazione, altri non offrono certificazione. In ogni caso, però, appunto, non succede niente, non c'è che la possibilità. Non passo alla fine, ma raccolgo comunque materiali e interazioni e contatti che mi possono essere senz'altro utili. Se andiamo avanti, se ne vede alcuni esempi. Ecco, questi sono quelli che ci sono. Uno è sulla possibilità di Erasmus+ e della mobilità dei ragazzi, un altro le opportunità di finanziamento, un altro sul well-being, cioè sul benessere a scuola, che è il tema dell'anno. Quindi tutti i corsi, io ne ho solo fatto lo screenshot ad alcuni, ma ce ne sono tanti e veramente è un buon modo per cominciare, perché inizia a incontrarsi con i colleghi e si inizia a confrontarsi su argomenti di interesse comune. Ovviamente uno sceglie qualcosa che fa per lui. Se vedete, sono in inglese, sono io che l'ho messo in inglese, non tutti i corsi sono in inglese, ci sono anche nelle varie lingue nazionali. È vero però che una minima conoscenza di una seconda lingua, se volete fare i twinning, ovviamente è necessaria. Non è necessario essere insegnanti di lingue, e io sono una testimonianza perché non lo sono. È necessario semplicemente comunicare abbastanza da permettere la collaborazione. Dopo c'è un altro, la diapositiva successiva, recognition, è quella che vi ho detto, i riconoscimenti, e quindi partono dal quality label. Qui ci sono quelli che si ricevono quando si è creato qualche progetto. Ve l'ho detto, quando uno crea il progetto, immediatamente all'atto della registrazione del progetto viene fornito uno spazio virtuale in cui allestire una specie di sito del progetto. Non viene fatto nessuno screening dell'idea progettuale, cioè nessuno valuta se quell'idea è buona o non buona, perché non si può sapere prima di farlo il progetto. Se voglio, alla fine del progetto, se mi è sembrato di lavorare bene, io posso fare domanda per uno di questi label. Quello nazionale, quello europeo viene in automatico se i paesi, almeno due dei paesi che hanno presentato il progetto, ricevono il quality label. Il Twinning School Label è un label particolare che viene dato alla scuola se ha molti insegnanti coinvolti e tutta una serie di requisiti, un altro label per le lingue, eccetera. Quindi, se si lavora bene, l'azione mi premia. E mi premia sostanzialmente diffondendo la mia idea. Perché? Perché conviene all'azione stessa, cioè diffonde una buona pratica. D'accordo? E poi c'è la slide successiva, la cosa più importante, networking. Ecco, se c'è una cosa in eTwinning di cui davvero non si può far senza, sono i partner. E d'altronde sarebbe come stare su Facebook e non avere nessun contatto, o su Instagram, o dove volete, cioè sto su un social, la prima cosa che mi serve sono i contatti, e i twinning in particolare si basa sui contatti. Da qui, dal networking, io posso navigare per cercare, se conosco già le scuole, cerco una scuola e poi metto un contatto. Se cerco il nome di un insegnante, mi metto in contatto con quell'insegnante, esattamente come fate via con qualsiasi altro social: cliccate sul nome dell'insegnante e gli inviate una richiesta di contatto. Niente di particolarmente difficile. Una volta che io ho questi contatti, che loro mi accettano, saranno come in qualsiasi social, appariranno tra i miei contatti, e allora potrò collaborare con loro, creare progetti, iscrivermi,
Niente di diverso veramente da qualsiasi altro network. Vi dico una cosa, che se vi iscrivete ai Twinning e poi non vi piace o non vi interessa o non è quello il momento giusto, non succede assolutamente niente, nessuno viene a suonarvi il campanello a casa, come mai non sei sui Twinning, il profilo diventa prima dormiente e poi, passato un certo limite di tempo, semplicemente si cancella e quando ritornate, magari dopo anni, dovete solo verificare, se volete, potete verificare se siete dormienti o se è stato cancellato e dovete riscrivervi. Quindi non mi associo a niente, non firmo nessuna cambiale, ecco. È un'opportunità e anche una strada didattica che effettivamente personalmente mi invito a percorrere perché quasi 20 anni dopo io ci sono ancora e non solo non ho finito di esplorare tutto, ma l'azione si sviluppa, si allarga e quindi cambia nel tempo e personalmente da veterana devo dire che è anche affascinante vedere come cambia in relazione al tempo. D'accordo? La prossima slide proprio ci spostiamo sui twinning e qui dentro si entra nei twinning. Finora siamo rimasti all'esterno, quello cioè che tutti possono visitare. Per entrare invece sui Twinning è necessario che vi registriate e ora lascio la parola a Francesca che vi dice come entrare nella rete. E Grazie grazie. Laura, mi faccio vedere un attimo per salutarvi tutti e poi chiudo anch'io perché purtroppo ho problemi di rete anch'io. Allora, andiamo avanti, quindi come entrare nella rete? E mi perdonerete adesso la spiegazione tecnica che dovrete subire, però è necessaria. Sia per entrare voi come studenti, immagino che tra di voi ci siano anche docenti tutor, quindi il percorso interessa anche a loro, ma interessa in modo particolare il percorso completo perché può capitare che qualcuno di voi, magari al quarto, al quinto anno, si trovi a fare il tirocinio con un tutor accogliente in una scuola che decida di provare a creare un progetto con i propri alunni. Quindi è importante che possiate essere di supporto anche per entrare in i Twinning. Ecco il senso del percorso completo che presento anche per i docenti. Allora, se andiamo nella prossima slide, vedremo che la chiave d'accesso dal 1 ottobre del 2022 è l'EoLogin. In pratica, appunto da quella data, la community eTwinning è diventata accessibile solo tramite questa nuova piattaforma europea che chiameremo ESEP per semplificare, che raccoglie praticamente tutti i servizi educativi della comunità europea. Possiamo andare avanti, ad un livello zero, l'ha già detto Laura un attimo fa, è possibile navigare la piattaforma anche senza essere iscritti. Si otterranno soprattutto informazioni, però in un primo livello, una volta iscritti, questa piattaforma permette già una personalizzazione del profilo, che poi ci tornerà utile anche per i twinning, e ci permette di accedere ad una ricca offerta formativa, anche perché in questa piattaforma è confluito anche la School Education Gateway, che conteneva in sé, ad esempio, la Teacher Academy, che forniva degli ottimi corsi di formazione per gli insegnanti. Quindi la piattaforma continua ad offrire corsi, l'abbiamo visto, particolarmente
importanti per insegnanti. Poi presenta occasioni di sviluppo professionale che possono essere utili, permette di cercare persone o enti, però a questo livello si tratta solamente di una ricerca per potersi eventualmente mettere in contatto. Non è possibile creare dei progetti, però può essere un primo contatto per dopo trasferirsi laddove il progetto può essere creato. Il secondo livello è costituito quindi dai twinning, dove, l'ha già detto Laura, si entra solamente se validati dall'unità nazionale. E la stessa cosa vedrete sarà anche per voi. Dovrete essere validati come studenti dell'università della Facoltà di Scienze di Formazione di Firenze, per poter entrare nell'area e-twinning che riguarda in modo particolare la vostra formazione ITE. Quindi in e-twinning c'è la possibilità, già detto, di ricercare un partner, di creare progetti, c'è la possibilità di usufruire dell'offerta formativa specifica per gli e-twinners, possiamo creare e partecipare a gruppi. E poi c'è la possibilità di partecipare alla community più grande, che è quella che è la ricchezza di Twinning. Il terzo livello è costituito dal Twin Space, che è il cuore di Twinning, ed è quello che ed è il luogo, diciamo, dove è possibile creare e sviluppare un progetto insieme a un partner, dove è possibile appunto collaborare con le scuole partner, dove possiamo includere anche gli alunni e dove possiamo anche documentare le attività, perché da questo punto di vista il twinning è completo, fornisce anche gli elementi per la documentazione. Quindi addentriamoci, andiamo pure avanti, addentriamoci negli aspetti tecnici. Allora, come creare un eologin? Vediamo, possono essere diverse le situazioni di partenza, anche tra di voi immagino che ci possano essere già degli insegnanti in servizio che magari erano già iscritti ai Twinning, oppure persone, oppure studenti che si avvicinano ora a questo mondo. Dunque, può capitare quindi di non avere un account eologin, ma di essere già registrato alla vecchia piattaforma eTwinning. In questo caso si crea l'account accedendo a questo portale utilizzando lo stesso indirizzo mail con cui si era registrati in eTwinning. Questo è molto importante perché altrimenti si trovano già delle difficoltà. Secondo step, andiamo avanti. Posso avere già un account eologin ed ero già registrata alla vecchia piattaforma eTwinning. Questo capita di solito agli insegnanti che magari hanno già partecipato, hanno già lavorato in un progetto Erasmus+. Quindi avevano per forza già l'account eologin perché la partecipazione ad un progetto europeo lo richiede. In questo caso ci possono essere due diverse situazioni. La mail dell'account eologin può coincidere con quella della registrazione di Twinning e qui non ci sono problemi, andiamo via lisci. Può succedere invece che la mail dell'account eologin non coincida con quella della registrazione di Twinning e sia appunto collegata alla piattaforma Erasmus per la gestione di progetti. Ecco, qui bisogna fare attenzione perché è successo proprio a me, non bisogna cambiare l'indirizzo eologin, bensì creare un nuovo account con l'indirizzo email che era stato usato per la registrazione di Twinning. Ecco, questo è un passo molto importante e soprattutto, ripeto, per chi ha già in essere dei progetti Erasmus. Andiamo avanti. Una volta creato
Ecco, per il passo successivo è la creazione vera e propria dell'account. Normalissimo, chiedono le solite informazioni e non appena si clicca sul tasto dobbiamo aspettare, ma arriva subito una mail che ci manda l'indirizzo su cui cliccare per cambiare la password. Quindi si completa la procedura, si sceglie la nuova password, si invia e automaticamente andiamo pure avanti, ci ritroviamo quindi iscritti alla, eccolo qui appunto la password arriva e in questa maniera Leo Login è stato creato. A questo punto possiamo cliccare direttamente su questo link oppure, come ha già detto Laura prima, possiamo semplicemente scrivere ESEP nel motore di ricerca e ci ritroviamo andiamo pure avanti, ci ritroviamo nella piattaforma europea dove dobbiamo fare la registrazione in ESEP. La registrazione, ecco, questa è quella è il momento che può interessare in modo particolare anche voi come studenti. A parte, vabbè, il nome, il cognome, l'email, la lingua che scegliamo, è importante il tipo di membro che chiede di essere registrato. Qui c'è un elenco a discesa dove dobbiamo scegliere. Nel caso degli insegnanti, ovviamente semplice teacher. Nel vostro caso, come studenti universitari, dovrete cliccare su Student Teacher. Teacher Educator invece verrà scelto dai tutor che vi seguono o dai professori o da personale universitario che in qualche maniera lavora con voi, non, si occupa di twinning. Nei percorsi twinning che farete. Ecco, quindi voi, student teacher, compilate tutto il resto che vi viene chiesto, chiedono anche di esprimere appunto anche l'interesse per delle materie particolari. Ecco, importante andare ad accettare i termini e le condizioni di ESEP. Cliccare su Next, a questo punto verrà fuori una finestra che vi dice che siete eleggibili per entrare in eTwinning, quindi avete la possibilità di entrare in eTwinning. Ecco, qui mi fermo un attimo però perché per voi studenti l'Agenzia Nazionale ha scelto una strada un pochino più semplice rispetto a quella che vi trovereste a fare se seguite tutti i passaggi della piattaforma. E infatti, una volta detto, diciamo, che siete student teacher, la piattaforma vuole in qualche maniera una dimostrazione che lo siate veramente. Quindi chiede l'inserimento di documenti. Ecco, l'unità nazionale in questo caso ha facilitare il lavoro e normalmente chiede al tutor che vi segue di compilare un form Excel che io posso rendere disponibile se uno dei vostri tutor magari mi contatta. E in questo form vengono messi tutti i vostri nomi, le informazioni che sono necessarie e vengono trasmesse direttamente all'unità nazionale che provvede quindi a validarvi subito senza dover aspettare tutti quegli altri passaggi. La vostra validazione vale un anno, quindi ogni anno il tutor deve inviare nuovamente i nominativi degli studenti che devono entrare in eTwinning. Fra l'altro, la registrazione degli studenti è possibile dal 2019, quindi non sono tanti anni che questa procedura è iniziata. Questa iscrizione vostra, questa registrazione, viene bloccata normalmente quindi a settembre,
bisogna ripartire con la procedura ed è limitata. Voi potete avere accesso alla formazione online, potete creare degli eventi online, potete avere dei contatti con ITE, con altri studenti, con ambasciatori, con l'agenzia nazionale. Potete lavorare all'interno di progetti, dopo vedremo che tipo di progetti potete fare, e potete lavorare e potete comunicare all'interno di un forum cerca partner che è dedicato, lo vedrete dopo durante la navigazione della piattaforma. Non potrete invece avere contatti con altri docenti, non potrete creare dei progetti con altri docenti. E non potrete utilizzare il forum cerca partner, tra virgolette, normale, quello che normalmente usano appunto gli insegnanti per poter partire con dei progetti. Quindi, una volta richiesto di entrare in eTwinning, vi viene chiesta la scuola di appartenenza. In questo caso dovete, lo vediamo adesso, dovrete stare attenti a un bug che continua ad esserci. Non è la ricerca dell'organizzazione, non è molto semplice. Io vi suggerirei di inserire la parola formazione scritta con le lettere maiuscole perché dovrebbe apparire subito l'Università degli Studi di Firenze, la Facoltà di Scienze della Formazione. Vi dico però anche l'ID che dovete controllare perché a volte vengono fuori anche altre facoltà che non c'entrano. In questo caso quello che interessa a voi ha come ID 234250. E lo troverete scritto in fondo dopo Scienze della Formazione. Ecco, questo procedimento, ripeto, lo devono fare anche i vostri tutor, se non sono già in eTwinning, e anche i professori nel caso siano interessati. Ecco, andiamo avanti. Ecco, qui appunto si dice di fare molta attenzione al bug, in particolare se dovrete aiutare magari qualche insegnante di scuola ad entrare in eTwinning, bisogna stare molto attenti a cercare di digitare una parola chiave che in qualche maniera permetta di trovare subito la scuola, perché altrimenti ci possono essere delle difficoltà, ad esempio, vedete qui, in questo caso c'è un esempio, è stata cliccata la parola Vinci, perché magari l'istituto era Leonardo da Vinci, la parola Vinci non porta a nulla, bisogna cercare in qualche maniera di trovare una parola chiave specifica. Se poi conoscete l'ID, perché qualche insegnante ha già iscritto la scuola precedentemente, quindi facilmente lo può trovare, è meglio, vi facilita. Andiamo pure avanti. A questo punto, una volta validati dall'Agenzia Nazionale, potrete registrarvi in eTwinning. Registrarsi in eTwinning significa a questo punto mettere mano a quello che è il proprio profilo personale. Profilo personale che è particolarmente importante per noi eTwinners perché diamo molte informazioni su noi stessi che possono essere utili ad un nostro possibile partner e in qualche maniera poi, fra l'altro, lo dico un po' come battuta, noi ci mettiamo sempre la faccia. Ecco, è molto importante che nel profilo ci sia una nostra foto, proprio perché dà il senso della realtà, in qualche maniera permette di farci già conoscere anche ad un possibile partner. Quindi è importante cercare di compilare il proprio profilo dando più informazioni possibili. Come vedete qui in fondo chiede anche di mettere eventuali link a profili su social che possiamo avere, che possono essere utili perché in
Un partner normalmente quando cerca un nuovo docente, un nuovo collega con cui lavorare, può essere attratto magari da determinati nostri interessi, e quindi dare più informazioni possibili significa dare la possibilità di trovare un partner in maniera più semplice. Ecco, quindi in pratica, una volta completato il percorso, riceverete una mail di conferma dell'avvenuta registrazione in eTwinning e siete a tutti gli effetti degli eTwinners. Andiamo avanti. Qui c'è la personalizzazione del profilo vista da vicino. È quello che abbiamo detto praticamente prima. Ecco la descrizione, fotografia, descrizione va curata. Si consiglia normalmente di metterla in inglese. È vero che i progetti possono essere fatti adesso anche con scuole italiane, però il fatto di metterla in inglese ci apre ad un pubblico molto più grande. E poi ricordiamo che uno dei valori di eTwinning è proprio nell'internalizzazione. E quindi è molto importante la possibilità di utilizzare una lingua che possa essere ampiamente compresa e che dia più possibilità di trovare nuove partner. Andiamo avanti. Ecco, prima di chiudere, attenzione a questo perché può essere interessante. Questo tasto, Join or Add an Organization, è particolarmente utile per docenti, ma anche agenti scolastici che magari lavorano in più scuole. È utile per i docenti tutor ITE, perché i docenti tutor in esonero, ad esempio, possono iscriversi presso la scuola di servizio, cioè devono iscriversi presso la scuola di servizio, ma possono aggiungere come nuova scuola l'università. Quindi questo è il tasto che può essere utile per loro se sono già in eTwinning, ma sono diventati tutor e quindi devono iscriversi anche con questo nuovo ruolo. Ed è utile questo tasto anche per gli studenti, generalmente so che ciò avviene nel quarto o quinto anno, in tirocinio in una scuola. Lo studente ITE in questo caso diventa un valore aggiunto per la scuola perché può permettere, può dare mano all'insegnante di classe proprio per creare e lavorare in un progetto. Quindi deve utilizzare questo tasto nel caso sia in tirocinio perché gli permette di aggiungere la scuola dove sta prestando servizio. Proseguiamo. Ovviamente, quando si è finito, il consiglio è sempre quello di andare a controllare, verificare il profilo e quindi fare. Scusate, ho un problema, un attimo, mi è andato via tutto. Non vedi più le slide? Sì, è sparito tutto. Pensavo proprio di essere stata buttata fuori. No, allora aspetta, proviamo a fare una cosa. Tu prova a... Allora, forse il problema è mio, però non so. Laura, ci dai una Non lo conferma se so. vedi le... Comunque ero già a fine, quindi. Sì, cioè è la slide in cui si verifica il profilo. Chiederei Sì. a magari a Laura se ci dà conferma che si vedano le mie slide, perché io non ho modo di... Io potrei fare così. Vediamo un attimo. Io praticamente non vedo più nulla. Ecco, è riapparso. Ok. È riapparso, però non si vede. Allora, un attimo. Vabbè, voi vedete la slide, verifica il tuo profilo? Io sì la vedo, ma sai, io sto condividendo, per cui Ecco, chiederei a qualcuno comunque in chat l'ultima di cosa appunto darci... da dire.
Chiederei magari in chat a qualcuno di darci conferma se si vedono le slide. Non più. Adesso Simone dice si vedono. Ah, c'è pure Simone Bionda, il Ah, nostro, bene. il quarto ambasciatore Erasmus+, che Ecco, farà allora sono. l'incontro di gennaio. Quindi Simone, ci confermi che si vedano ora in questo momento? Perché la seconda. No, non si vedono. Allora, aspetta. Non si vedono. Proviamo così, si Ecco, vedono? adesso io lo vedo, sì. Ok, dovrebbero vedersi. Ora sì, Vai perfetto. alla prossima. Ecco, Sì. puoi andare alla prossima, Sì, l'ultima, ok, eccola. In sì. pratica, questo è il profilo. Una volta creato, è arrivato praticamente alla fine, ricordiamoci che con questo tasto Edit Profile è sempre possibile modificare quanto abbiamo fatto, aggiungere o togliere, è possibile anche cambiare l'eventuale mail di riferimento. Importante controllare che l'organizzazione sia quella che avete inserito voi. È possibile però aggiungere anche un'altra organizzazione nel caso di appunto insegnanti che si ritrovano a lavorare in due scuole diverse. Ecco, un'ultima immagine avuto informazioni che azioni in merito dei vostri tutor. Comunque, in gaming voi potete fare progetti tra università diverse, che questo ovviamente viene messo in essere dai vostri tutor, dalla vostra università, ma comunque è possibile fare anche progetti tra studenti o studenti che gruppi di studenti che abbiano anche all'interno il proprio teacher trainer. Io ho seguito in passato un progetto fatto dall'Università di Bolzano da studenti che in qualche maniera hanno voluto provare a creare una sorta di progetto da proporre poi a dei bambini e quindi hanno messo le mani in pasta cercando di immedesimarsi in quelle che sono le difficoltà che possono poi trovare i bambini a scuola. Quindi un lavoro comunque particolarmente interessante che si è concluso con dei prodotti anche veramente belli. Solo durante il tirocinio è possibile avere dei progetti che comprendano lo studente e il docente, chiamiamolo normale, quello della classe. Ecco, comunque le possibilità di partecipare a progetti sono ampie e vanno considerate e sapete benissimo che la vostra facoltà poi ha vinto anche un premio particolarmente importante, mi sembra l'anno scorso o 2 anni fa, mi sembra l'anno scorso, ecco, quindi avete già un pregresso che in qualche maniera vi può aiutare per partire con nuove idee e nuove avventure. Cedo la parola nuovamente a Laura. Bene, ditemi che mi Ok. sentite. Sì, Oh, perfettamente. meno male, perché prima dicevo che vedevo bene, ma non mi sentivate. Bene, se vogliamo scorrere alla prossima diapositiva, allora. E vediamo perché dobbiamo fare rete e cosa possiamo fare in questa rete. Allora, io vi do alcune linee di quello che si può fare con i twinning, ma ovviamente è solo una piccola goccia di tutto quello che si trova in questo mare. Io nel perché fare rete ho dato sostanzialmente due risposte. Se scorriamo, vediamo la prima. E la prima ovviamente è per collaborare, per crescere e collaborare. La mia idea è crescere insieme e per crescere insieme si cresce confrontandosi con altri insegnanti o in questo caso futuri insegnanti
all'interno dei gruppi, cioè all'interno del D-Twinning ci sono dei gruppi, sono sostanzialmente dei forum che possono essere arricchiti, che sono dei luoghi dove ci si può incontrare, discutere e confrontarsi e anche condividere materiali. È abbastanza interessante questo perché credo che tutte e tre, io, Simona e Francesca, che siamo qui, li abbiamo visti nascere i gruppi. E anni fa abbiamo assistito a questo fatto che ogni volta che c'era un incontro in presenza tra insegnanti di varie scuole d'Europa, tutti dicevano: sono meravigliato, mi capisco meglio con il docente che sta, non so, in un'altra scuola, in un altro stato, a migliaia di chilometri di distanza, piuttosto che con il collega che sta alla porta accanto. E questo è ovvio perché se siamo dentro i twinning vuol dire che abbiamo degli interessi in comune. E quindi è certo che mi riconosco di più con il collega che viene dall'altra parte d'Europa, perché anche lui è venuto a cercare quello che cerco io, un certo tipo di formazione, un certo tipo di collaborazione. Col passare degli anni, per fortuna, abbiamo cominciato a riconoscerci anche con il vicino, col collega della porta accanto, anche perché non è una bella cosa, chiaramente, non comunicare col collega della porta accanto, ma anche perché questa dimensione, questo modo di fare scuola, allargato nella dimensione europea, ma anche approfondito, fatto, diciamo, non diversamente, ma meglio, è qualcosa che è diventato più diffuso, più comune. E io spero che chi esce dall'università avendo fatto l'Erasmus, qualunque sia poi la disciplina che insegnerà, si porti dentro quello che l'Erasmus gli ha dato e lo voglia in qualche maniera ricondividere con gli studenti. E questo è quello che cerco di fare io e che vedo anche intorno a me. Cosa c'è dentro i twinning? Quindi ci sono dei gruppi, in questi gruppi si discutono determinati argomenti. Se si scorre, ho fatto uno screenshot, ma nella prossima slide vi faccio vedere dove sono. Eccole qua, qui siamo dentro i twinning, questi sono i gruppi, cliccate e vi aprono i gruppi. Come vedete c'è anche la possibilità di creare un gruppo, chiaramente non è una cosa che si fa come prima cosa. Quando si inizia a esplorare i twinning, quindi se scorriamo si vede quali sono i gruppi. Ora io non, nello screenshot ho preso alcuni che non sono i più rappresentativi, però se vogliamo vedere, ecco, ci sono competenze chiave per tutti, trova il tuo talento, insegnanti che sappiano usare le nuove tecnologie, ma ce ne sono tantissimi. Ci sono per gli insegnanti di lingua, quindi insegnanti di lingua inglese, insegnanti di lingua francese, c'è un gruppo bellissimo che si chiama Creative Classroom e che è trasversale a tutte le discipline. Ci sono materiali per insegnare le STEM, materiali per creare progetti di arte con i ragazzi, progetti di letteratura. Ci sono tantissimi gruppi. Non so, per me personalmente questo ha rispecchiato molto come era all'interno dell'università che io ho fatto a Siena ormai tanti anni fa, ma l'idea è quella, trovare qualcuno che condivide le sue stesse passioni e potersi confrontare. Trovate di tutto, come vi ho detto, i twinning tutto viene dato gratuitamente e quindi le persone, per esempio, offrono gratuitamente le loro lesson plan. E quindi potete vedere le varie tappe che hanno seguito in determinati tipi di lezione. Ci si confronta su lezioni che hanno funzionato, che non hanno funzionato. Tantissima scelta di strumenti digitali, per esempio, come fare un ebook, come fare le presentazioni, come fare avatar. Quindi c'è veramente un patrimonio di competenze che gli insegnanti condividono. E qui proprio con Simona, che stasera presenta questo incontro, abbiamo organizzato un progetto insieme durante la pandemia che metteva insieme gli insegnanti di tutta Europa sia per parlare, e quasi sempre in questi gruppi c'è un'area caffè dove c'è un forum per confrontarsi e per chiacchierare. E noi l'abbiamo creato sia per chiacchierare, per tirarci fuori dal
da quella bolla in cui eravamo chiusi, ma anche per confrontare cosa facevamo per i nostri studenti in quel momento. E quindi la gente non solo fotografava quello che vedeva dalla finestra e ci facevamo coraggio l'uno con l'altro, ma anche diceva cosa stava facendo in quel momento in classe e se funzionava nelle classi virtuali, come funzionava, come si poteva far funzionare meglio. Insomma, credo che sia stata un'esperienza di estremo arricchimento per tutti. E così qui ognuno di questi gruppi, chiaramente più o meno attivi, nella misura in cui il forum funziona meglio oppure sono meno persone, potete trovare argomenti che possano essere di interesse per tutti. C'è anche, non l'ho messo qui, ma c'è anche un help desk didattico. L'help desk didattico si chiama Virgilio. Cosa vuol dire? È un help desk che non riguarda i problemi tecnici. Per quelli, e purtroppo la piattaforma nuova ce ne sono ancora diversi da correggere, ma sta migliorando velocemente la situazione. C'è anche un help desk didattico, cioè se uno è la prima volta che si approccia a questo mondo, l'help desk didattico si chiama Virgilio, è Virgilio, An Introduction to eTwinning. Lo capite bene, voi siete italiani, non vi devo spiegare perché l'help desk si chiama Virgilio. L'idea è di portare i nuovi twinner dall'ingresso, non esattamente dall'inferno, ma insomma su fino al paradiso dei twinning. È una forma di supporto. Se cercate con la lentina, c'è cioè la lente, il gruppo Virgilio, tra l'altro è un gruppo featured, cioè un gruppo supportato dal Central Support Service di Bruxelles, è un gruppo che accoglie i nuovi e li introduce gradualmente all'interno di eTwinning. Anche qui i gruppi, penso che possiate partecipare, anzi sicuramente potete partecipare, non so se potete crearli, penso che se che hanno più possibilità di muoversi, sarebbe estremamente interessante creare un gruppo per future teachers e anzi provvederò a vedere se esiste già, così magari potete avere questa informazione la prossima volta. Non mi è venuto in mente di cercare prima. D'accordo, quindi un ambito di collaborazione è questo dei gruppi. Se vogliamo andare avanti, vi faccio vedere un altro tipo di attività che possiamo creare all'interno di Twinning. Io Va volevo bene? ricordare Laura, Sì? magari lo facciamo dopo nel dettaglio, però l'incontro di domani su Virgilio, perché magari potrebbe essere interessante. Lo vuoi ricordare tu? Se qualcuno vuole partecipare, domani sera c'è proprio un incontro di Virgilio con una panoramica sempre sui twinning. Sarà diciamo sulla falsariga di questa sera, ma più informale. Quindi visiteremo i twinning in una maniera molto informale. E magari prima della fine potrei recuperare il link e Sì, condividerlo in chat. Grazie. lo farò anch'io dopo, magari lo prendo da chi fosse su Facebook, lo trovo in Facebook, ma comunque lo metteremo in chat per comodità. Grazie, È un link Laura. per le iscrizioni, poi riceveranno il link all'evento che è su Meet. Perfetto, Molto perfetto. più, ecco, una caratteristica di Virgilio che è un ambiente estremamente informale. Aggiungo un'altra cosa, come Virgilio, ecco, come ora ho aperto questa piccola parentesi, quando dicevo prima che in eTwinning ognuno trova poi il suo spazio, nel passare del tempo il mio spazio è stato appunto quello di accogliere i nuovi. Accogliere nuovi twin. Ecco, in questo momento, e lo dico per voi che seguite questo webinar in particolare, che siete nuovi insegnanti, quindi insomma siete un po' il futuro, no? Futuri insegnanti, la piattaforma ha veramente dei problemi. Quindi qual è il problema? Che il nuovo utente si avvicina alla piattaforma, poi per caso si imbatte in un bug. E se normalmente la possibilità di imbattersi in un bug è dello 0, qualcosa per cento, ora magari
è del 10%, che vuol dire 10 utenti su 100 trovano il bug, l'utente si scoraggia. Quindi, per piacere, se trovate qualche problema, non vi scoraggiate. La gente spesso pensa, allora, sono io, non ci riesco, oppure ci perdo troppo tempo, oppure sono stupido o è una cosa stupida, varie versioni dello stesso problema e give up, rinunciano. Ecco, non rinunciate subito, insomma, se trovate qualche difficoltà, chiedete aiuto. Banalmente, se c'è bisogno, le segnalazioni di problemi tecnici ai contatti, quelli che vi ho fatto vedere all'inizio dell'INDIRE, loro hanno l'help desk tecnico e è importante sia per segnalare che quel problema c'è e se non lo trova qualcun altro, e anche perché altrimenti vi precludete almeno un primo itinerario in questa dimensione che è non solo estremamente affascinante, ma estremamente ricca. Cioè dentro c'è veramente tanta gente e veramente tanta possibilità. E per i nuovi, per i giovani, io non rientro più nella categoria, ma c'è veramente molto. E quindi spero che questa sia veramente la scuola futura, cioè la direzione della scuola, che sia una direzione multilingue e che sia una direzione di collaborazione anche attraverso il digitale e che, come vuole scuola futura, coltivi questo tipo di studenti. Quindi io mi auguro che gli insegnanti saranno così e quindi gli studenti saranno così con questo tipo di apertura. E niente, detto questo, oltre a collaborare con i colleghi, c'è la possibilità di fare progetti. Appunto, essendo in una fase iniziale, non potete ancora creare progetti, potete però partecipare da esterni, quindi potete vederli. E vi assicuro che quando ci si entra dentro, questa è la parte più coinvolgente. Questi sono i miei ragazzi, come vedete siamo a fine pandemia, chi ha la mascherina e chi no, perché era la fine della pandemia e questo è un progetto che abbiamo fatto di convivenza civile, educazione alla cittadinanza. Ho fatto alcune slide tanto per darvi un'idea di cosa si può fare. Veramente avrei voluto fare una presentazione che mi annoio a dire sempre gli stessi. Sarebbe stato probabilmente più interessante una presentazione sul progetto che vorrei fare, quello che vorrei fare quest'anno. È vero però che non l'ho ancora fatto e quindi non so ancora se avrà successo, insomma, perché anno dopo anno sono sempre esperimenti. E questo lo proverete anche voi, è il bello di insegnare. eTwinning è uno strumento come tutti gli altri e si mettono in campo tutte le nostre energie, tutta la nostra progettazione. Poi però c'è l'imprevedibilità del fattore umano, no? Io e loro. E quindi niente, ho preferito portare quello dell'anno scorso con un po' di nostalgia. Se vogliamo scorrere, questo è il progetto mio, è un progetto semplice, proprio in quanto non di lingua inglese, io insegnante di lingua inglese devo fare progetti semplici. La ricerca partner è qui, partner finding, tutto questo sta sotto i Twinning, come vedete. Se cliccate su partner finding trovate, indovinate, un forum, d'altronde online si parla attraverso forum. È una cosa bella perché permette a tutti di comunicare con i propri tempi. Qui, se vedete, le persone propongono le loro project idea. E qui è We Are All Blue Schools, che bello, mi piacerebbe, però noi non siamo una città di mare. Ognuno propone la propria idea e cerca partner. Se volete, uno può pubblicare il proprio post e cercare partner. Ci sono una montagna di idee. È abbastanza facile trovare partner. Io suggerisco sempre di iniziare con non un solo partner. Per la registrazione ne basta uno, perché originariamente i Twinning era nato proprio come gemellaggio, quindi uno a uno. Poi si è allargato. Consiglio di non andare con un partner solo perché se per qualche motivo quel partner non riesce a portare in fondo il progetto, si resta a piedi. Quindi è che è molto antipatico per i ragazzi e quindi è meglio averne più di uno. Allora, questi sono i post. Se andiamo avanti, vi faccio vedere quello che come si crea.
per creare il progetto Create Project e vi dà la possibilità di crearlo. Devo selezionare la scuola, devo selezionare un partner cofondatore, fare la descrizione del mio progetto, poi lo rivedo e lo spedisco. Allora, fate conto che la descrizione del progetto è esattamente come qualsiasi progetto che si faccia nella scuola e immagino qualsiasi progetto che vi abbiano abituato a fare in qualsiasi formazione abbiate fatto. Quindi, gli obiettivi del progetto, le strategie, gli strumenti, le tappe, un calendario di massima e i risultati attesi. Nei risultati attesi si prevede sempre un risultato che sia di gruppo, cioè qua, un risultato che mi testimoni che c'è stata una collaborazione. Come vi ho detto, il progetto lo si spedisce. Il partner riceverà una notifica, vi ricordate il numerino sulla faccina, come in qualsiasi social, si è detto, lui avrà una notifica, Laura Maffei ti ha invitato a registrare un progetto con lei, si suppone che vi siate messi d'accordo prima nel forum precedente, accetta e si apre il progetto. Le agenzie nazionali lo devono approvare, ma non lo approvano da un punto di vista qualitativo. Come abbiamo detto, le agenzie nazionali verificano solo che c'è stata questa richiesta, ma non verificano perché nessun esperto, non è che potrebbero avere un esperto in tutte le materie esistenti per sapere se quel progetto è fatto bene o male. Inoltre, non si può sapere, si è detto, prima di partire. A questo punto si parte, andiamo alla slide successiva. Non so dirvi come è fatto all'interno, vi dico qual era il mio progetto in questo caso. Il progetto si chiama School for All, una scuola per tutti, ve l'ho detto, è di educazione alla convivenza civile. Il progetto è un progetto fatto in continuità con la scuola primaria, io insegno nella secondaria di primo grado e l'abbiamo fatto in continuità con la primaria del nostro istituto e con la secondaria di secondo grado di alcune scuole europee. Quindi accompagnava gli alunni per tutto per diversi gradi di scuola. Perché? Perché abbiamo pensato a delle attività che potessero essere fruite a diversi livelli. L'idea era questa, era di fare una riflessione sulla scuola con i ragazzi e loro dovevano pensare appunto aspetti, l'avevamo organizzata in tappe, quindi prima le presentazioni, sempre un progetto inizierà presentandosi, poi presentare la propria scuola, poi ognuno doveva dire della propria scuola aspetti positivi e aspetti negativi e poi come avrebbero immaginato la scuola ideale. E a questo punto, com'era la scuola del passato, anche c'era, e poi come immaginavano la scuola ideale, la scuola del futuro. A questo punto, gli alunni delle scuole della secondaria avevano fatto un approfondimento molto interessante sulle costituzioni, la parte dedicata alla scuola nelle costituzioni di diversi paesi europei. È stata una cosa interessantissima. Per esempio, la Turchia ha una parte bellissima. La Turchia, anche se non è Unione Europea, può partecipare ai twinning. L'Ungheria ha una parte bellissima sulla scuola. L'abbiamo confrontata e ne abbiamo parlato. E poi i ragazzi hanno scritto la loro costituzione della scuola ideale. Questa era l'idea. Il progetto è stato molto semplice. Voleva essere una riflessione su, vabbè, la scuola è una cosa che da una parte ci unisce, da una parte ci pesa. Da una parte noi ce l'abbiamo, ma non è un diritto che possiamo completamente dare per scontato, vedendolo attraverso il tempo, vedendolo attraverso lo spazio, anche oggi. E poi il confrontarsi con i partner per vedere e per scoprire come poi è andata, che le speranze per la scuola, i desideri all'interno della scuola sono desideri estremamente comuni. C'è stato proprio un riconoscersi dei ragazzi nei loro coetanei o anche a volte in quelli più piccoli degli altri paesi europei, dalle cose più buffe, quindi per esempio noi abbiamo scoperto che quasi tutte le classi coinvolte nel nostro progetto avrebbero desiderato una piscina nella loro scuola ideale, e effettivamente l'idea sarebbe carina.
E perché? Perché loro, come ti immagini, la scuola ideale, e specialmente i più piccoli, l'hanno presa, non per metafora, hanno preso l'idea dell'edificio scolastico e quindi ci volevano la piscina, ma ce la volevano anche grandi la piscina. E poi che tutti, per esempio, vogliono l'attenzione individuale, una cosa che veniva molto richiesta era vorrei più attenzione dagli insegnanti e questo è una cosa che fa riflettere tanto perché, per esempio, io sono sicura di dare attenzione ai miei alunni, ma è evidente che loro hanno bisogno di un'attenzione individuale che io fatico a dare perché si presta sempre più attenzione al gruppo. Immaginatevi quelli della Turchia che ce ne avevano 30 o 35 in classe. Quindi un'altra cosa, per esempio, quasi tutti esprimevano il desiderio di una scuola dove si lavorasse tanto in gruppo, quindi desiderano la collaborazione. Insomma, risultati estremamente interessanti, a volte anche profondi per l'età che hanno i ragazzi. Se andiamo avanti, vi faccio vedere come abbiamo strutturato il progetto e come in generale noi strutturiamo tutti i progetti. Ora molto velocemente, non vi voglio annoiare, però partiamo dall'idea progettuale. In questo caso l'idea progettuale non era nemmeno mia, era di una collega della primaria che ha fatto lei, l'ha condivisa con me. Quindi condividiamo con i colleghi l'idea progettuale. Si parte da casa nostra. Io l'ho condivisa con i miei colleghi. Abbiamo rilevato le disponibilità dei docenti, ripeto, disponibilità realistiche, perché chiaramente i colleghi mi possono dare una disponibilità nella misura in cui hanno ore nella classe in cui io voglio lavorare. E, io ho tante ore, ho 10 ore in alcune classi, perché faccio lettere con cattedra completa. Ma se quello fa soltanto, che ne so, francese, ha solo 2 ore, non è realistico chiedere di mettere tutto sulle sue spalle. Quando possibile, come questa volta, abbiamo allargato il progetto a diversi ordini di scuola e solo dopo aver proposto il progetto all'interno dell'istituto, allora abbiamo cercato partner. Quindi prima abbiamo coltivato la nostra idea e poi abbiamo cercato partner, che è la slide successiva. Eccolo qua, quando l'abbiamo ben viscerata fra noi, l'idea progettuale, l'abbiamo condivisa con i partner e l'abbiamo cercati dal partner finding, come ho fatto vedere prima, e si può anche cercare sui gruppi, ci sono gruppi dedicati per trovare partner di progetto. Abbiamo lavorato anche con partner che avevo gli anni precedenti, quindi questo è stato facile. E andiamo avanti. Quando ho trovato partner, bisogna che il progetto lo concordi con loro. Ecco, ora vedete l'interno. Era, ma anche ora è molto simile. Questa è la piattaforma, beh, però quella presente non è tanto diversa. E quando prima Francesca vi ha fatto vedere i 3 livelli, livello ESEP, livello eTwinning, livello Twin Space, qui è dove lavorano i ragazzi. Cosa vuol dire concordare le tappe? Che con quelli con cui lavoro ci devo fare un calendario e anche il calendario deve essere realistico. Noi abbiamo fatto, come vedete, delle tappe mese per mese, quindi le presentazioni a ottobre, poi i problemi della scuola fra novembre e dicembre, poi la scuola che vogliamo in futuro fra gennaio e febbraio, come era la scuola nel passato fra febbraio e marzo e via via. Noi in genere prevediamo un argomento a mesi alterni, cioè cosa vuol dire che tutti i partner stiano lavorando nello stesso momento alla stessa cosa. Perché? Perché di tanto in tanto, almeno una volta al mese, ci incontriamo esattamente come facciamo ora con voi e i ragazzi, e questo è l'output, no? I ragazzi lavorano, possono lavorare anche in lingua madre nei miei progetti, proprio perché io non faccio inglese. Poi però la discussione con i partner avviene in inglese e va bene perché comunque non è la lingua madre di nessuno e quindi tutti si incontrano su un inglese abbastanza semplice per la comprensione. E vi assicuro che l'incontro diretto, il vedere i ragazzi dall'altra parte, è più potente di qualsiasi studio si possa fare. Per esempio, nelle classi dove insegno geografia, cioè è immediatamente evidente, il progetto produce un coinvolgimento che non è paragonabile a studiare su un libro. Se ho i partner della Spagna e la presentazione della Spagna me l'hanno mandata agli spagnoli, viene accolta con un entusiasmo che
che ovviamente è immediatamente comprensibile che è totalmente diverso da oggi leggiamo la Spagna sul libro, oppure vi faccio vedere un video della Spagna, è tutta un'altra cosa. Non solo, ma per comunicare, tutti, vi assicuro, fanno del loro meglio e quindi c'è una possibilità di coinvolgere anche studenti che spesso non partecipano, perché nella semplificazione dovuta anche al passaggio a un'altra lingua, si permette a tutti di brillare nel proprio momento, che è quello, per cui io creo questi progetti, perché tutti abbiano la possibilità di apprendere alcuni elementi fondamentali e tutti abbiano la possibilità di brillare almeno in un ambito. Quindi magari c'è quello bravissimo a parlare inglese, c'è quello bravissimo a disegnare e disegna il logo, c'è quello bravissimo con l'informatica e si diverte a crearci gli strumenti o a fare l'ebook, quello che scrive, quello che disegna. Quindi ognuno trova qualcosa in cui può essere gratificato e nel frattempo imparare. Ok, il punto successivo. Laura, approfitto un attimo per inserirmi e sottolineo l'aspetto fortemente inclusivo dei progetti e-twinning, così come stavi spiegando. Io, come ex insegnante di inglese, devo anche sottolineare il fatto che la partecipazione a questo tipo di progetti con i ragazzi, permette di apprendere molta lingua. Ecco, cioè non si può paragonare il lavoro in un progetto con una classe straniera al normale insegnamento della lingua fatto con gli strumenti, quelli classici, che sono generalmente il libro di testo, gli ascolti e così via. Lavorare in questi progetti permette di confrontarsi con la lingua vera, con la lingua viva, e i ragazzi imparano veramente tanto. Anche i ragazzi magari più in difficoltà hanno soddisfazione da questo punto di vista. Quindi mi piace sottolinearlo perché penso che per un insegnante di lingua dovrebbe essere un must, lavorare in questi progetti. Sì, ecco, è vero. Allora, hai fatto bene Francesca, cioè io vi dico questo, che io ho il figlio che in questo momento fa terza media e mi diceva che per esempio spesso li facevano scrivere ai ragazzi delle lettere, come facevano ai nostri tempi, scrivi una lettera a un amico. Ecco, lui mi diceva la lettera all'amico immaginario è veramente straniante, così come lo è il dover imparare a memoria un dialogo da fare con un altro ragazzo italiano. Cioè, si sentono un po' di recitare i ragazzi, ecco. Mentre qui parlano con lo scopo vero che ha la lingua, cioè comunicare. Usano la lingua per quello che è il suo scopo, comunicare, non recitare qualcosa che ho imparato, oppure appunto scrivere all'amico immaginario che mi fece molto ridere mio figlio. Va bene, andando avanti a quella dopo. Il nostro modo di lavorare insieme, allora noi articoliamo il progetto in periodi e temi, appunto ottobre presentazioni, perché i partner lavorano in contemporanea e temi perché lavorano tutta la stessa cosa. Cioè, chiaro che se uno resta indietro si può rimettere in pari, però se te fai le presentazioni, tutti gli altri le hanno fatte a ottobre e te le fai a gennaio, è chiaro che la presentazione dei tuoi ragazzi non la vede più nessuno e quindi i tuoi ragazzi non avranno soddisfazione perché non avranno interazione. E poi per ogni periodo organizziamo incontri live e dei semplici prodotti collaborativi che facciamo con i partner. A volte il prodotto collaborativo è semplicemente una registrazione o qualche estratto dai meet che facciamo, dai momenti in cui ci. A volte durante i meet facciamo dei lavori collaborativi, per esempio, non so, creiamo un piccolo ebook montando i lavori dei ragazzi, oppure facciamo dei sondaggi con, non so, banalmente si crea una nuvola di parole, quindi qual è la cosa che vorresti di più nella tua scuola futura? C'è il, non so, Mentimeter, usiamo quello e tutti dicono qual è
cose preferiscono e poi si vede la nuvola di parole e quello è l'output per il prodotto di quel momento. In realtà noi consideriamo un prodotto anche proprio l'incontro, cioè quello che viene elaborato durante l'incontro. Allora c'è l'ultima cosa, siamo veramente in fondo perché ho parlato tanto, è importante lavorare insieme davvero. E io lo dico sempre, se vedete dei progetti che hanno dei prodotti troppo belli per essere veri, probabilmente non sono veri. E questo, guardate, è soltanto un meeting che abbiamo fatto noi con Rodi e durante il meeting non avevamo, cioè io non avevo materialmente un tablet per uno per tutti i bambini e quindi non si poteva fare qualcosa in contemporanea. E siccome era il momento della guerra, abbiamo semplicemente disegnato delle colombe insieme ai nostri partner. E cioè i ragazzi hanno disegnato come se fosse una lezione dove questi ragazzi erano con noi e poi si sono dettati delle frasi da scrivere, ognuno sulle colombe ci scriveva la frase dell'altro. È un'attività di massima semplicità, era con una scuola primaria, però i ragazzi si sono divertiti tantissimo e sicuramente è stato un momento di collaborazione e che rispecchiava quello che era necessario fare in quel momento. Altri progetti dove si fanno dei collage, capite benissimo che se si fa un collage non è una collaborazione. Cioè io faccio il mio prodotto a casa mia, te lo fai a casa tua e poi si appiccicano insieme, quello appunto è un collage, non è una collaborazione. Qui era veramente un lavorare insieme. E banalmente, per esempio, quello che mi ha colpito, l'aveva creato la mia collega di lingua. E la collaborazione derivava dal fatto che le istruzioni venivano date in inglese per creare e ritagliare queste colombe e i ragazzi se le davano, cioè ognuno dava un input agli altri. Quindi disegniamo la colomba e disegniamo la colomba, poi gli altri dicono ora coloriamola d'azzurro, l'altro col vostro colore preferito. Quindi c'era uno scambio che costituiva le basi di una prima semplice collaborazione. Quindi secondo me il vero è superiore al bello in questo caso. Quindi non importa un prodotto che sia bellissimo e super tecnologico, importa che sia vero. Anche perché i ragazzi sono soddisfatti di quello che fanno loro, non di quello che è bello, ma si sa tutti che l'ha fatto l'insegnante. Ok, e l'ultima cosa. Ok, allora io interrompo Allora. la visualizzazione dello schermo così vediamo di tornare, ce la facciamo di tornare un po' tutti quanti con la visualizzazione, così provo a... volevo, io non sono, non ho messo il file in condivisione perché... Lo faccio adesso. Quindi se ci sono domande nel frattempo, ricordo a tutti che noi avremo un altro incontro a fine gennaio, per cui è anche possibile che, diciamo, in una seconda, in un secondo momento si pongano le domande, se per ora. Allora, aspettate che intanto io metto in chat il link. Dunque, quello che volevo sapere da voi, magari faccio io un po' di domande a voi, perché sulla questione della collaborazione, no? Parlavamo della collaborazione fra docenti, per loro, per gli studenti che sono con noi questa sera. È anche un'ottima prospettiva, un'ottima direzione in cui guardare, no? Perché effettivamente diciamo che uno degli aspetti più interessanti, uno dei tanti aspetti interessanti, questo è un e-twinning è una modalità di lavorare che chi la osserva da lontano spesso mi dice: ma questa cosa è meravigliosa perché veramente ti consente di entrare in contatto con realtà assolutamente diverse. Ricordiamo che ci sono dei paesi che sono veramente, veramente lontani per cultura, per lingua, come accennava Laura e anche Francesca, ci sono paesi come la Turchia, ma ci sono paesi come la Georgia, come l'Azerbaigian,
come la Tunisia, quindi ci sono opportunità di collaborazione con realtà davvero molto molto differenti dalle realtà europee in senso ampio, no? Per cui dalle scuole francesi o italiane o spagnole e quindi è un mondo all'interno del programma Erasmus+, che offre tantissime opportunità di scoperta, non solo per i ragazzi, ma anche per noi, direi, no? Per cui tu, Laura, parlavi del progetto che abbiamo fatto durante proprio i primissimi giorni della pandemia. Ne abbiamo fatto un altro in cui sì, abbiamo fatto il progetto di scambio durante la quarantena e abbiamo fatto anche un progetto in cui avevamo, diciamo, messo le classi in e-twinning ancora prima che, non so se vi ricordate, le scuole, diciamo, chiusero da un punto di vista quantomeno di edifici, no? Perché non potevamo più entrare in classe, ma comunque noi abbiamo tutti continuato a fare lezione. All'inizio si è posto proprio il problema di quali strumenti utilizzare e ci è venuto in mente con Laura e con il gruppo eTwin in Toscana di creare un progetto dove appunto fare lezione utilizzando la piattaforma in attesa, ma anche in realtà poi in parallelo, perché molti di noi hanno continuato poi anche quando si sono un po' creati dei protocolli di utilizzo delle piattaforme, le varie Teams o le varie Google Meet, eccetera, a seconda che si andasse nella direzione di Microsoft o nella direzione di Google. E quindi, insomma, è uno strumento incredibile che è di una semplicità anche abbastanza al di là dei bug che menzionavate. Effettivamente abbiamo nell'ultimo anno combattuto con parecchi problemini e ancora diciamo non sono del tutto risolti come dicevate poco fa, però effettivamente è un luogo che offre degli strumenti magnifici anche di autoapprendimento, direi, no? Quindi sottolineo il discorso della formazione, dell'autoformazione, tantissimi temi europei che sono delle priorità europee, per esempio quello del benessere, dell'ambiente. Ricordo che sono due priorità del programma Erasmus+, di questa diciamo edizione che si conclude nel 2027. Quindi veramente essere in e-twinning, utilizzare e-twinning è un modo per essere all'interno di una scuola che cammina con la contemporaneità didattica, ma anche di appunto partecipazione, come sottolineavano le colleghe, alla vita, diciamo, alla vita di cittadini europei, alla vita di cittadini digitali. È un progetto, un'azione che incorpora in sé, per esempio, anche delle buone pratiche, buone abitudini che sono descritte molto bene dal documento di GCOMP che è stato aggiornato recentemente. Cioè, tutta una serie prende, diciamo, incorpora in sé e tiene bene in mente tutta una serie di principi e di criteri molto molto importanti, non solo per i docenti, non solo per gli studenti, ma anche per i docenti. Quindi è senz'altro uno strumento, dal mio punto di vista, io non mi stupi non mi non mi eh, non smetto mai di stupirmi di quante cose si riescono a fare semplicemente magari realizzando un piccolo progetto. Voi avete grandissima esperienza, ma per esempio i giovani quasi colleghi che sono dall'altra parte, o i colleghi che sono dall'altra parte, insomma, si renderanno conto che è uno strumento che si può usare a tutti i livelli, anche semplicemente per mettere così per assaggiare la collaborazione europea, no? Quindi io mi sento di consigliarlo, ovviamente siamo qui per questo, ma non soltanto per consigliarlo perché noi lo facciamo perché crediamo che effettivamente ci sia molta stoffa interessante, molto materiale interessante all'interno della piattaforma. Io non so se volete aggiungere qualcosa, io vorrei vedere se nel frattempo sono arrivate delle domande. Allora, aspettate, mi immagino, io lo condivido anche con voi, aspettate, tanto i nomi sono Pipistrello, meraviglioso e cose di questo tipo, per cui non c'è problema, non credo che nessuno sia riconoscibile con la.
Allora, vediamo se. Dunque, voi vedete qualcosa? Non credo. Aspettate. Vediamo un po' se. Ecco, dunque, però non so se sia abbastanza. Adesso ingrandisco, metto un po' di zoom. Mi immagino, leggete voi, ragazze? Sì, Ok. lo vedo. Sì. Allora, Mi io immagino. posso dire la Sì, prima, scusa, vai. eh? Sì, Quello, vai. mi immagino che il progetto di utilizzare questa piattaforma debba essere presentato al dirigente scolastico come prima cosa. È comune trovare ostacoli. Allora, innanzitutto, in realtà i twinning è uno strumento come un altro, e quindi non è che se chiedete di usare un libro, porto un libro da casa, devo chiedere il permesso al dirigente. È bene comunicarglielo, sì, però più che altro perché si sappia all'interno dell'istituto, non è che serve un'autorizzazione. Trovare ostacoli, no, non è tanto comune. In passato di più, ora no, perché si è visto che appunto la direzione ministeriale è la stessa, quindi in genere sono molto ben accolti. Non è necessario comunque però nessun permesso. In passato magari ci poteva essere qualche dubbio. Chiaramente, che vi dirà il dirigente? Attenzione alle immagini degli alunni, cioè l'unico dubbio che può essere è legato al fatto della privacy. Quindi a volte viene fatta una liberatoria particolare, la scuola in genere è già provvista per diffondere le immagini degli alunni. Io suggerisco sempre evitate di diffonderle le immagini degli alunni e si risolve il problema, perché per forza ci devono essere le facce dei bambini. Però insomma non è tanto, tanto comune trovare ostacoli, no? In genere i dirigenti apprezzano. Tra l'altro Posso aggiungo aggiungere una cosa. un'altra Ah, scusami, cosa? sì, vai Francesca. Scusa, ci sovrapponiamo. No, la maggior parte delle scuole ormai nel PTOF ha un'area legata alla progettualità con Erasmus o con scuole straniere, per cui ormai è diventato uno strumento molto utile, perché fra l'altro la piattaforma eTwinning fa molto comodo anche a chi sta lavorando in progetti Erasmus, proprio perché ha un ambiente assolutamente sicuro dove poter lavorare e far lavorare i ragazzi. Quindi diciamo che le difficoltà che possiamo aver avuto, ma io non ho mai avuto neanche all'inizio come pioniera, in ogni caso ora non ci sono più. Ecco. Magari ci può essere qualche difficoltà a volte nel far comprendere ai colleghi le potenzialità di questo tipo di lavoro, però è anche vero che se la collaborazione con altri colleghi ovviamente è consigliabile, sto pensando ad esempio ad una collaborazione tra l'insegnante dell'area di italiano, non so, con l'insegnante di inglese proprio all'interno di un progetto, ognuna per la propria parte. Ho l'insegnante di matematica, fra l'altro ci sono tantissimi progetti dell'area scientifica e in matematica molto interessanti. Ecco, se non c'è questa collaborazione, è anche vero che possiamo lavorare da soli con la nostra classe, insomma, nessuno ce lo può vietare. Anzi, una cosa importante è coinvolgere anche i genitori. Mostrare ad esempio alla fine dell'anno che cosa si è fatto, come si è lavorato, perché è un tipo di lavoro che affascina molto le famiglie, anche perché vedono i ragazzi molto motivati e vedono anche i risultati, insomma, nei propri figli. Quindi io trovo molto importante il coinvolgimento anche delle famiglie. Allora, rispetto al quesito, dunque c'è cioè il primo quesito che poi in realtà si è aggiunto in un secondo tempo, lo vedete, no? Gli incontri twinning tra partner sono solo virtuali oppure ci sono anche incontri fisici in loco? Evidentemente, diciamo che come istituzionalmente, come missione, i twinning nasce come collaborazione a distanza. Quindi la risposta secca, diciamo, è no. Però
Però, e tra l'altro è un'azione non finanziata, al contrario di Erasmus+, di cui peraltro fa parte, quindi diciamo in realtà il discorso da fare però è leggermente diverso, ossia e-twinning può essere un modo per avviare una collaborazione fra scuole e fra docenti di scuole, che poi può trasformarsi in una collaborazione, diciamo, che preveda degli incontri in presenza. Però gli incontri in presenza e la collaborazione in presenza devono essere finanziati con fondi che non vengono dall'Unione Europea. Per esempio, nel caso in cui voi vi trovaste in un futuro a collaborare all'interno di un progetto Erasmus, di cui poi peraltro l'utilizzo in cui l'utilizzo di e-twinning viene considerata un'azione privilegiata, no? Quando si fa la progettazione Erasmus, menzionare l'utilizzo e giustificare l'utilizzo di alcuni strumenti, fra cui e-twinning, costituiscono non un titolo preferenziale, ma comunque sono un segno del fatto che i docenti utilizzano strumenti, della progettazione europea, no? Quindi è un buon segno di utilizzo di questi strumenti. Però, appunto, quando si fanno progetti Erasmus, ad esempio, è possibile che si utilizzi e-twinning o che dai e-twinning per esempio, si vada a trovare dei partner sulla piattaforma ESEP, così come era prima sulla piattaforma e-twinning, si possono trovare dei partner per far partire dei progetti Erasmus, però su eTwinning non ci sono finanziamenti specifici. Però nulla, per esempio, impedisce, qualora nella scuola ci fossero dei fondi, che il dirigente o la dirigente, sono pronti a investire sulla collaborazione europea fra docenti della propria scuola e ragazzi della propria scuola e docenti di un'altra scuola, che questi fondi vengano ovviamente investiti per organizzare un incontro in presenza. Però diciamo che formalmente Twinning non lo prevede e neanche in concreto. Buonasera, ci è stato consigliato di seguire questo webinar per il riconoscimento delle ore del tirocinio in diretto. Come facciamo a mostrare la presenza? Dunque, questa cosa non è stata concordata con i vostri docenti, e adesso poi vedremo, ce lo faremo dire, perché non c'è stato posto il problema, quindi noi non abbiamo previsto un foglio firme. Però, in realtà io non so come rispondervi, perché se c'è qualcuno dei vostri referenti online, possiamo interagire con lui o con lei. Perché voi vi siete iscritti da qualche parte? Perché se voi vi siete iscritti da qualche parte, quell'iscrizione potrebbe. Poi non so come voi normalmente vi regoliate, non siamo noi che gestiamo questa cosa. A noi è stato chiesto come gruppo eTwinning Toscana di fare una formazione per voi, ma della parte amministrativa non ci siamo occupati, non ci è stato chiesto di occuparci. Allora. Dunque, c'è una domanda su Virgilio che però si sta accavallando. Domani sera a che ore sarà l'incontro? Allora, Laura, tu la vedi, ci puoi lavorare sulla chat o mi mandi il link sulla posta, io lo inoltro. Allora, lo stavo scrivendo, è domani alle 16, è su Meet Ah, ok, e lo puoi condividere qui provo a vedere, direttamente. ecco qua, Perfetto, sì. allora, questo è il Ok. link per l'iscrizione, per chi vuole, ve lo ripeto, è in inglese domani, è in inglese, perché è per tutti i membri di Twinning, e alle 16 è sul Meet e vi viene mandato il link dopo che vi siete iscritti. Ok, È è un una link di chiacchierata Facebook. informale, somiglia un po' a quella di stasera, ma in una maniera in più ci possono essere più domande. Sarà un numero di persone, si spera, decisamente inferiore. In genere si oscilla insomma, massimo di una cinquantina di persone, spero o meno, e quindi c'è la possibilità di parlare tutti, di proprio sentire le domande dal vivo e rispondere
è in inglese comunque, ma noi siamo tutte italiane, quindi eventualmente si può Sì, anche dunque discutere in italiano. rispondo, c'è cioè questa domanda in via di evoluzione. E la persona che sta scrivendo, che ha partecipato ad altri corsi, ad altre formazioni che abbiamo realizzato noi gruppo Etwin in Toscana, per capire, perché siccome tanto siamo sempre noi, nello specifico io che gestisco i webinar, quindi. No, piattaforma GoToWebinar. Sì, ma dipende chi organizzava questa formazione, nel senso che nello specifico noi utilizziamo GoToWebinar, ma siamo il gruppo di ambasciatori Twin in Toscana, quindi noi tipicamente organizziamo tantissime formazioni, anzi vi invitiamo a seguirci se avete voglia. Tra l'altro tutti i nostri materiali sono caricati sul canale YouTube Twin in Toscana e potete seguirci se vi fa piacere anche su Instagram come canale, come profilo Twin in Toscana. Ma il punto è che quando noi organizziamo le nostre attività, normalmente mandiamo noi un link di iscrizione e gestiamo le iscrizioni. In questo caso non l'abbiamo fatto noi. In questo caso noi abbiamo semplicemente generato l'evento e organizzato la formazione. Allora, sì, certo, contatti mail per eventuali domande, ve li do subito. Vediamo subito vi linko subito la pagina degli ambasciatori. Erasmus Plus, niente, se scrivo male l'indirizzo, però. Allora, eccoci, gli ambasciatori, formazione professionale. Allora, eccoli. Scusate solo un attimo. Cerchiamo di. Allora, dunque. Scusatemi, ho la rete piuttosto lenta, probabilmente perché sto gestendo. Comunque vi anticipo che no, non eccolo, sì, ci siamo. Allora, eccola qua. Dunque, anche questo lo Devi mettiamo. cliccare sulla regione. Sì. Allora, contatti email, eccolo qua, lo mettiamo qui. Il link che vi ho messo è, e lo metto anche in chat in modo tale che chi non riuscisse a visualizzare, chi fosse magari dal telefono, questo è il link che vi rimanda alla pagina degli ambasciatori, è una pagina che ha tutte le, la divisione in regioni e quindi trovate per ciascuna regione il gruppo ambasciatori e trovate per ciascuno di noi, se andate sulla regione Toscana, trovate per ciascuno di noi il nome, il ruolo e l'indirizzo mail a cui potete rivolgervi. Inoltre noi abbiamo un indirizzo regionale del gruppo che è quello che vi sto, anche quello che ha scritto, credo, Laura o Francesca, e vedete che. Ora tolgo quello che sto scrivendo io, se no ci confondiamo. Questo qui, Sì, ho messo i sì. contatti, Vai Laura, l'email scusa. dell'Indire. Sono i contatti dell'INDIRE che, come sapete, è l'agenzia nazionale che gestisce a livello italiano tutte le attività, sia di Twinning che di Erasmus+.
Dunque, buonasera, è possibile girare la mail dei partecipanti alla segreteria stage per dimostrare la partecipazione? Io non ho email dei partecipanti, non ce l'ho perché io ho mandato, io e per io intendo noi, abbiamo mandato un link ai vostri referenti e quindi i vostri referenti hanno inoltrato a voi il link per partecipare. Ripeto, noi non abbiamo gestito nulla della vostra iscrizione a questo webinar. Quindi purtroppo non abbiamo nulla, non abbiamo i vostri contatti, non ce li abbiamo proprio. Quindi la cosa forse più semplice è che voi chiediate a loro, perché sicuramente loro possono, avranno una lista di tutti i contatti a cui hanno inviato il nostro link di partecipazione. Cioè il nostro link, sì, il link di partecipazione a questo webinar. Allora, ma quando ho partecipato ad altri corsi? Ah, questa era la domanda di prima. Io penso che si riesca sicuramente a risolvere in questo modo, perché appunto loro hanno tutti i vostri, avranno una mailing list di tutti i vostri nominativi, suppongo. Allora, io direi che se non ci sono altre domande, c'è un'altra domanda che sta scorrendo. Vediamo quest'ultima domanda e poi ci salutiamo. Quanto dura l'incontro di domani? Domani, Laura, l'incontro di domani, quanto dura, Virgilio? Mi sa che sono rimasta da sola. Ci siete voi? Sì. Ah, ok, Francesca Sì. c'è. E Laura, a dunque, quanto pare, ha dei problemi. Laura, aspetta, provo a Comunque, vedere perché. generalmente sono incontri di 2 ore, Sì, non un di più. paio d'ore direi. Un paio d'ore. Aspettate che provo a vedere se la Laura Maffei. Però, allora, dunque, Laura è senza audio. Eccola, Laura. Hai Ma ho perso un attimo tutto, ridicemi la perso domanda. la. Dunque, ti ridico la domanda che ci hanno posto è quanto duri l'incontro di domani. E Francesca diceva probabilmente 2 ore, aspettavamo No, conferma da no, è te. molto breve. L'incontro di domani, ma partecipate se volete, è un incontro informale e se siete interessati, io non credo che mi fa molto piacere se partecipate se siete interessati, però non credo che avrete riconoscimenti particolari. È un incontro organizzato appunto all'interno di questo gruppo featured, gruppo gestito da Bruxelles, proprio per aiutare i nuovi utenti a orientarsi. È un incontro molto informale, si chiama Merry Christmas with Virgilio. Ci salutiamo e i membri fanno delle domande, noi mostriamo alcuni elementi, alcune features diciamo di twinning. Quindi è abbastanza informale come ambiente, durerà un'ora, non di più. Dipende anche da quanti siamo e da quanto interagiscono i partecipanti. È una abbastanza diretta, ecco, domanda-risposta. Non una presentazione come stasera. Sì, c'è una presentazione, ma più che altro Ti abbiamo perso, sparisce Laura. la voce. Sì, aspettate. Comunque, Un insomma, helpdesk, rispondiamo alle domande. ok, In ti un'ora, abbiamo dalle 4 perso. alle 5 è finito. Ok, ti abbiamo perso per un attimo, ma insomma era stato chiarissimo quello che hai detto, e cioè dalle 4 alle 5, un'ora, un incontro molto informale dove ci sarà una parte di presentazione, ma insomma, Vabbè. sarà molto piacevole, secondo me. Grazie. Perché Laura Maffei, Elena Pezzi e Paola Arduini sono tre ambasciatrici e twinner molto esperte. Quindi io stessa devo dire che quando facciamo questi incontri trovo sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di interessante. Quindi credo che lo sia, insomma, per tutti. Ora, io a questo punto direi che, siccome sono le 17:56,